Fortunarte, l'evento dedicato all'arte, torna per la terza edizione. Sabato 26 e domenica 27 agosto il Pincio di Fano si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto grazie a 100 pittori, scultori e caricaturisti che esporranno dalle ore 12 alle ore 20 le loro opere su tutta l'area dei Giardini Roma. Un'esposizione collettiva di talenti nascenti e affermati artisti, arricchita anche da incontri, premiazioni e momenti musicali. Il 26 agosto alle ore 12 al Pincio di Fano ci sarà l'inaugurazione della nostra mostra, dove ci sarà il saluto appunto delle autorità del nostro comune. E ci sarà anche un omaggio all'artista Rino Fucci. Durante la giornata ci saranno insomma numerose interviste e quindi si aprirà questa collettiva che è arrivata alla nostra terza edizione. Il giorno dopo, appunto il 27, alle ore 10, in collaborazione con il Rotary Club, abbiamo organizzato un'estemporanea, e appunto dove gli artisti potranno mettersi in gioco e dipingendo en plein air. Sempre il domenica 27 alle 17.30 ci sarà un importante intrattenimento musicale della Scuola della Musica Rossini. Un particolare ringraziamento volevo farlo all'associazione Una Arte, che ha, attraverso i loro esponenti porteranno delle opere e verranno messe in esposizione. E inoltre volevo ringraziare il Comune di Fano, che anche quest'anno ha abbracciato la nostra iniziativa, il Rotary Club, che è stato sempre un partner importante e vicino alla nostra associazione, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, nelle persone del Vertice, che ha sempre sostenuto questa nostra iniziativa. In contemporanea alla collettiva si terrà un concorso di pittura estemporanea. La rassegna avrà un montepremi offerto dal Rotary Club di Fano, che in seguito utilizzerà le opere per realizzare un'asta benefica in favore a chi è in difficoltà. I partecipanti al concorso verranno poi valutati da una giuria tecnica di professionisti. Tra le povertà, quella fondamentale che tutti in qualche modo perdono di vista è la povertà culturale. La povertà culturale in un mondo come questo, animato da tantissime comunicazioni in tempo reale, si sta diffondendo e sta diventando una piaga veramente importante, soprattutto nelle giovani generazioni. Quindi, seguendo la nostra mission, che è quella di garantire la speranza nel mondo, siamo perfettamente convinti che il progetto di Fortunarte sia un progetto che va verso la riduzione della povertà culturale, perché investe in arte. Arte non è solo rappresentazione, ma anche futuro, lavoro e tutto quello che consente ai giovani di poter comunque presentarsi sull'attività pubblica. A questo punto ricordo soltanto che alla fine, come conseguenza dell'estemporanea che noi stiamo finanziando con un aumento di quelle che sono le dotazioni finanziarie, alla fine dell'estemporanea tutti i quadri dell'estemporanea verranno messi all'asta all'interno di una nostra manifestazione che si chiama Solidarte. Anche questa ha raggiunto la sua terza edizione. Questa manifestazione, che verrà pubblicizzata a tempo, provvederà a vendere questi quadri e il ricavato andrà alla Caritas diocesana, come tutti gli anni è successo.